Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar dedicato al BIM applicato al Digital Twin. Sono Giacomo Galli, mi occupo delle relazioni esterne di Assobim. Questa sera prendo il posto del direttore Roberto Fantino che aveva un altro impegno. Questa sera siamo in compagnia dell'architetto Franco Rebecchi di BIM Open Innovation. Buonasera architetto. Buonasera. E l'appuntamento di questo Talks di Assobim è proprio per titolo BIM applicato al Digital Twin, gestione del ciclo di vita dei fabbricati tramite il gemello digitale e applicazioni blockchain. In particolare, oltre a un'introduzione sulla tematica specifica, l'architetto ci porterà anche dei casi concreti e in particolare, leggevo nella sua anteprima, porterà un caso relativo alla gestione della costa romagnola, quindi un'applicazione, chiamiamola turistica, se così mi si può passare il termine. Qualche informazione, qualche breve informazione di servizio per i nostri utenti. Il webinar viene registrato e quindi verrà reso disponibile sia sul nostro media partner Zero Mo Building, sia sul canale YouTube e sul sito di Assobim, però ovviamente nelle prossime settimane, perché cerchiamo di scadenziare la pubblicazione dei nostri appuntamenti. Il webinar si svolgerà in modalità classica con la relazione del nostro ospite. Potrete fare domande attraverso l'apposito pannello che trovate, domande che trovate nella colonna, diciamo, di strumenti alla destra del pannello di GoToWebinar. Potete fare le domande anche durante l'esposizione. L'unica avvertenza è che io le raccoglierò, se ci saranno, per esporle al termine della relazione al nostro ospite. Credo di non avere altro, non vi durerò altro tempo, quindi vi ringrazio per esservi collegati molto numerosi anche questa sera e senza ulteriore indugio do la parola all'architetto Franco Rebecchi di BIM Open Innovation per la sua relazione. Io spengo telecamera e microfono, vi seguo da remoto, ci vediamo al termine della relazione. Buon lavoro architetto. Grazie dell'introduzione. Mi presento, sono l'architetto Franco Rebecchi, sono general manager di questa startup, BIM Open Innovation. È una startup che dal 2016 si occupa di servizi di digitalizzazione, quindi accompagniamo un po' gli operatori del settore della filiera delle costruzioni in questa transizione digitale. BIM è uno spin-off di uno studio di progettazione, architettura e ingegneria, con 22 anni di esperienza, che a un certo punto, utilizzando queste metodologie, lo studio si chiama RS2 Architetti, utilizzando queste metodologie soprattutto maturate nelle emergenze della nostra martoriata regione, quindi nel terremoto 2012, le ha poi messe e applicate appunto mettendole in concreto utilizzo nella startup che è BIMO. Oggi vedremo casi applicativi dell'utilizzo della metodologia applicate al gemello digitale. Che cos'è questo gemello digitale? Ma sicuramente un gemello informativo. Oggi si parla non solo di BIM, metodologia BIM, ma di un gemello tridimensionale informativo che viene implementato con le informazioni dei vari stakeholder. Quindi questo gemello viene, noi lo applichiamo, vi farò vedere i casi applicativi per la progettazione, per la costruzione e la gestione dei fabbricati. Poi vedremo un caso in cui abbiamo ipotizzato una gestione di una BIM blockchain con il cluster della regione Emilia-Romagna nel tavolo InnovaChain con varie partner, tra cui RaiseUp e altri ancora, e abbiamo sviluppato questa diciamo, esperienza di progettazione di un modello turistico esperienziale della costa romagnola. Vado a presentarvi la presentazione. Quindi partiamo dal ciclo di vita dell'asset, che è un po' la base del nostro approccio. Noi cerchiamo di gestire questo gemello digitale con la metodologia BIM, che come sapete è una metodologia con uno standard internazionale ISO, applicandola a tutto il ciclo di vita dell'asset, che sia
appunto la parte di costruzione, di progettazione, costruzione, gestione e fabbricato. Quindi il modello BIM è al centro del gemello digitale, è il supporto, diciamo, il database relazionale con cui noi gestiamo tutte le informazioni. E quindi si parla di gemello digitale in BIM. Come lo applichiamo al ciclo di vita del fabbricato? Questo è un ciclo di vita classico, quindi abbiamo comunque le tre fasi principali della nostra filiera che possiamo appunto sintetizzare nella fase design, di progettazione, la fase di costruzione e la fase infine di gestione. Il portato di Big Data, di queste informazioni che noi applichiamo con la metodologia BIM, l'applichiamo a tutti gli operatori che riescono appunto a implementare con le informazioni tutta questa la gestione appunto del gemello, fino alla parte appunto della facility manager, quindi il modello che nella metodologia BIM è tipicamente da normativa ISO il Project Information Model, passa dal Project Information Model per il design a quello per la costruzione, infine Align Asset Information Model della gestione del fabbricato. Come gestiamo? Ovviamente il Digital Twin ha bisogno di componenti che non sono altro che una metodologia, il BIM, ma soprattutto di una comunità digitale che si interfaccia con questo modello informativo all'interno di un perimetro digitale che vedremo e quindi gestisce il Big Data del fabbricato che vengono appunto implementati dalla comunità digitale o dagli stakeholder che interagiscono con il gemello digitale. Lo applichiamo ovviamente alla parte progettuale con cui noi standardizziamo la gestione del progetto, quindi è fondamentale che ci sia una piattaforma CDE, un Common Data Environment, la normativa italiana ACIDAT, con il quale noi gestiamo tutte queste fasi e che stiamo sviluppando con il nostro partner che è TruSpace, che è la piattaforma digitale della società 4Days, con cui siamo parte di sviluppo. All'interno di questo perimetro digitale, dove gli operatori possono applicare tutta la metodologia, nella parte progettuale gestiamo la parte di modellazione delle discipline, creazione di un modello aggregato e anche l'estrazione di tutte le tavole CAD collegate. Tutte queste informazioni gestiamo all'interno della piattaforma, non scambiandoci email o dati in o WeTransfer, ma all'interno della piattaforma in cui possiamo vedere il nostro gemello digitale che cresce costantemente con le informazioni. E poi all'interno sempre della piattaforma gestiamo la parte di validazione, quindi model checking, code checking e clash detection per verificare le interferenze, scambiandoci proprio in formato BCF, BIM Collaboration Format, tutti i dati che vengono dai vari model checker e in questo modo la piattaforma gestisce i vari modelli informativi delle discipline, modello aggregato che via via col controllo qualità del model checker viene validato e va alla sua parte finale. Qua vediamo alcuni progetti che abbiamo realizzato, questo è un comparto di 200.000 metri, l'abbiamo interamente digitalizzato. È stato distrutto dal sisma del 2012, dal 2012 con tutto un processo con il quale siamo riusciti a velocizzare i tempi, proprio in virtù del processo B abbiamo ricostruito il comparto e tantissimi edifici che lo compongono, uno di questi interventi. L'ultimo progetto è questo, è anche questo un modello BIM completamente digitalizzato, poi dal quale ricaviamo anche la parte di virtualizzazione, che riusciamo a gestire anche in realtà virtuale, ma oltre alle immagini e all'elaborazione del filmato, ciascun elemento BIM di questi oggetti, dalle lamelle agli infissi, ha un portato informativo che passa dalla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva fino al costruttivo che vedremo in cantiere. E con questa gestione riusciamo, nel classico appunto gestione del processo di design, a gestire il digital twin appunto dei vari operatori, che nel caso del design sono ovviamente tutti gli studi professionali coinvolti, progettisti architettonici, strutturisti, impiantisti e tutta la parte appunto di gestione. Abbiamo un altro esempio che abbiamo fatto, questo è il Data Center di Bologna, è un progetto che abbiamo digitalizzato CAD to BIM, lo abbiamo digitalizzato nel 2019, il progetto è stato vinto da GMP ed era stato elaborato da vari studi. La modellazione delle varie discipline ha portato all'elaborazione di un modello di 62.000 oggetti parametrici, il cui controllo qualità ha poi evidenziato circa 3.800 errori di interferenze che abbiamo risolto prima
dell'inizio dei lavori, riducendo il rischio e gli impatti dal punto di vista economico dei tempi, che questo importante data center che contiene il computer che fa i calcoli meteorologici, appunto, e CNWF europei. E abbiamo creato un modello con un set di software completamente gestito in IFC, e qua ne vediamo una parte costruttivo con il quale avevamo lo scopo, in questa parte appunto di design, di trasformazione di un progetto Cloud2B, di verificare le interferenze e di gestire poi il facility attraverso un protocollo americano che era il COBIE, che era un protocollo, diciamo, uno dei primi protocolli di gestione di facility. Così lo studio, Red Studio inglese, che aveva il compito di gestire il facility di questo fabbricato, avendo il modello digitalizzato con i protocolli, ha potuto andare in bando e poi ottenere, alla fine è stato realizzato, la consegna del modello AIM, dell'Asset Information Model, gestire appunto, secondo i parametri informativi che avevamo inserito, il facility del fabbricato. Passiamo alla gestione della fase costruttiva, è una fase che noi implementiamo con molta attenzione. Abbiamo elaborato un nostro modo di gestire appunto la costruzione e vedremo alcuni casi applicativi. La fase costruttiva, la gestione BIM del cantiere, la facciamo sempre all'interno della piattaforma TruSpace, quindi di questo Common Data Environment, con il quale facciamo le attività tipiche del cantiere. Ovviamente la parte di pianificazione temporale, quindi il timing, il cronoprogramma dei lavori, definito una struttura VBS e con cui facciamo le simulazioni dei tempi e le verifichiamo secondo i censimenti, e poi la parte della dimensione 5D, che è la parte contribuita del cantiere. Questo gemello digitale ovviamente viene portato avanti con un modello PIM, un Project Information Model, che è l'implementazione del modello esecutivo consegnato ai progettisti che dal cantiere elaboriamo attraverso un modello costruttivo che è fatto di un'implementazione di informazioni costruttive ed è anche dei modelli, per esempio le carpenterie agio, che arrivano dai vari fornitori supply del cantiere. Quindi riusciamo a gestire tutta la parte di costruzione del fabbricato. Un esempio, questa è la caserma Guardia di Finanza, che è un progetto che abbiamo recentemente consegnato, e stranamente ha avuto un premio. È un progetto gestito dal Demanio, che ha ritenuto essere il progetto più avanzato in Italia. Lo abbiamo gestito con l'impresa di costruzioni, appunto rispondendo al comitato informativo del Demanio e creando un vero e proprio gemello digitale. Perché parlo di gemello digitale e non di modello BIM? Perché all'interno della piattaforma tutti gli operatori, il RUP, il direttore dei lavori, il capo commessa, e chi gestiva la parte di modellazione, che eravamo noi, i nostri manager BIM coordinator, hanno interagito con la documentazione, con tutte le informazioni che provenivano in situ e hanno elaborato e implementato il modello. Qua vediamo, per esempio, questa è la parte strutturale, vediamo che un set murario, come vedete, ha un property set informativo, quindi dei parametri di associazione che ci hanno permesso ad ognuno di questi degli oggetti del modello di aggregare delle documenti, delle informazioni. In questo caso un documento che può essere PDF o DVG, che permette a chi si interfaccia con la piattaforma di cliccarlo e di aver subito tutto collegato e linkato, ogni documentazione, ogni informazione. L'informazione viene ovviamente gestendo modelli non nativi ma IFC, ai quali con dei parametri di collegamento possiamo associare qualsiasi tipo di informazione. Le interagire degli operatori, parliamo non solo del RUP, direttore dei lavori, che avevano anche un processo di workflow approvativo delle schede di sottomissione di altri documenti, hanno permesso poi alla fine di ottenere un modello AIM, l'Asset Information Model, perfettamente aderente dal punto di vista informativo, geometrico e realtà, con una serie di contenuti portati molto importanti rispetto a tutta la parte di schede tecniche, conformità e altra documentazione che ha portato appunto la creazione del gemello digitale e del PIM appunto costruttivo. Vediamo per esempio la parte importante, questa è la piattaforma. Ovviamente in qualsiasi momento ogni operatore che si collega a questa piattaforma può vedere, in questo caso era un censimento in un determinato giorno che faceva vedere che in verde era evidenziato quanto era stato costruito in quel momento.
era direttamente collegato alla realtà, quindi l'asset digitale del genoma digitale, realtà di cantiere, perché c'era una figura, un ingegnere molto bravo, che ogni giorno andava sulla piattaforma dalla baracca di cantiere col computer o l'iPad, selezionava gli oggetti e gli cambiava stato. Questo permetteva di innescare una serie di informazioni che dal gemello potevano quindi arrivare a chi determinava i SAL, a chi doveva verificare lo stato avanzamento dei lavori, quindi il cambio di stato di questo oggetto, che era un atto fatto direttamente dal cantiere, implementava questo gemello, dando un'informazione molto importante. La prima informazione che ne traeva vantaggio era proprio nella parte di poi di erogazione dei SAL, con i quali noi abbiamo elaborato tutta una serie poi di procedure di creazione del SAL molto veloce. La tempistica, il modello della costruzione della caserma, ovviamente era collegato a un Gantt fatto in Project, o credo in Primavera, con il quale abbiamo appunto connesso la parte della costruzione alla parte appunto del tempo. Abbiamo creato anche dei modelli doppi in cui potevamo confrontare quanto ipotizzato con quanto realizzato direttamente in cantiere. Qui vediamo una simulazione, appunto, scusate che non è partito, da due punti di vista del cantiere. Vedete, c'è questa tettoia che poi verrà demolita. Il Gantt prevede fra poco la creazione, vedrete in giallo ocra delle recinzioni che vediamo realizzarsi prima in verde, poi la parte di appunto approvvigionamento dei materiali fino alla parte di bonifica, e abbiamo cominciato a demolire il fabbricato, vediamo demolire le sue fondazioni e poi partire con i lavori veri e propri di costruzione del fabbricato, che qua sono simulati appunto con gli scavi che vedremo fra poco, appunto per la parte appunto strutturale dei pali di fondazione, e abbiamo iniziato a montare anche la parte della gru, cominciato a scavare, creare tutti i pali di fondazione. In questo caso abbiamo modellato anche gli apprestamenti della sicurezza che ci siano per valutare impatti. Qua abbiamo la creazione del primo solaio, poi il solettone di fondazione, poi gli alzati, il primo orizzontamento, il secondo, gli impalcati, quindi siamo riusciti a controllare appunto le tempistiche, erano visibili a tutti ed erano confrontabili perché il censimento sul cantiere connetteva questo gemello digitale alla realtà. Se il gemello digitale è una copia fisica della realtà, se non c'è un operatore o gli operatori, parlavo di quella comunità digitale di prima, che connettono questa realtà al gemello digitale al nostro modello, non può funzionare. Sono le persone con le loro attività che devono interagire col modello e portarlo a un'implementazione di dati, un'informazione condivisa che ci permetta di utilizzarle. Qui vediamo come abbiamo creato i SAL. Vedete, per esempio, abbiamo un SAL in basso, abbiamo tutti i SAL colorati, che rappresentano il SAL 1, SAL 2, SAL 3, SAL 4, SAL 5. Ogni SAL è visionabile sul modello tramite una colorazione e tramite un allineamento, che qua non posso raccontarvi, ma un allineamento dei fogli di lavoro e delle righe del foglio Excel che noi abbiamo stabilito col computer, siamo riusciti a trovare questo parallelismo all'interno del modello e quindi gli oggetti, cambiando di stato con un parametro di aggregazione con l'elenco prezzi unitario, hanno potuto creare poi anche divisi in varie parti, come oggetto, per esempio, che abbiamo potuto dividere in varie parti, creare un parallelismo e avere il SAL a percentuale di tutta la costruzione. Qua ne vediamo altri due. Abbiamo i SAL anche delle facciate, abbiamo i SAL delle partizioni, di ogni altro elemento. E questo ha permesso di avere in tempi brevissimi appunto questa parte. E quindi l'impresa ha capito che questi costi della digitalizzazione alla fine sono diventati un vantaggio, perché se in 3 giorni un SAL non ce ne metto 7 o 10, ovviamente un vantaggio di salute, di valuta, possono anche pagarmi prima e quindi la formazione soprattutto dell'ingegnere in cantiere e dei nostri BIM coordinator, BIM manager, il loro collegamento hanno fatto sì che questo anello di congiunzione fra realtà e modello digitale, gemello digitale, abbia connesso appunto il modello e le azioni fatte da chi faceva le lavorazioni, quindi permesso di creare questa parte dei SAL molto veloci. Questa
Queste informazioni sui saldi al gemello sono poi state, tramite, in questo caso avevamo usato un modello di Revit, ma ne usiamo con tutti i software, Archicad e anche altri, abbiamo riusciti a esportare queste informazioni con Dynamo e a ribaltarli sul modello nativo, e quindi anche il modello finale aveva questi parametri associativi, queste informazioni. Parlo del modello nativo, ma la piattaforma ha funzionato perfettamente con tutti i modelli IFC, gestendo anche i modelli delle carpenterie di fornitori terzi che ci hanno fornito sempre in IFC, con i quali abbiamo potuto gestire anche tutta la parte delle interferenze. Questo una parte finale, vedete che in piattaforma, in questo caso vedo un fan coil, vedete ho collegato due documenti, uno si è aperto, che sono la conformità e la scheda tecnica di quei fan coil, cioè nel momento in cui il workflow approvativo ha sottoposto al direttore dei lavori o è per conoscenza anche al progettista, direttore dei lavori della parte MEP, che hanno approvato questa scheda aveva un codice che si è andato immediatamente a linkare all'oggetto fan coil. Un altro esempio per capire cosa significa avere un modello informativo in cui la parte documentale viene connessa dai vari operatori, vedete qui quello in rosso evidenziato è un rack di un computer, un armadio, quindi non una struttura caldo di impianti speciali. Questo rack ha collegato una scheda tecnica, un collaudo, una scheda di montaggio, una conformità e sto leggendo anche una scheda di manutenzione. Quindi diciamo che ogni oggetto, vedete sono tantissimi, sono migliaia di oggetti, ma sono tutti classificati con parametri associativi. Questo vi fa vedere come la metodologia BIM non è altro che un database relazionale che relaziona gli oggetti BIM alle informazioni, in questo caso informazioni implementate da un processo, un workflow approvativo che noi avremmo in modo tradizionale gestito con email o con altri mezzi, che in questo caso in piattaforma hanno fatto sì che ognuno con la propria azione abbia messo quel mattoncino digitale che ha fatto sì che tutti i documenti e le informazioni sono andati a legarsi agli oggetti, al modello informativo, che è diventato quel parallelismo che ci fa dire che questo modello informativo in realtà è un gemello digitale della realtà, molto vicino alla realtà. E vediamo un altro elemento, questo lavandino, questo ovviamente abbiamo, in questo caso della piattaforma, abbiamo spento i modelli strutturali impiantistici, tocchiamo, clicchiamo sul lavandino, il property set che vedete in quella scheda nera è quello deciso dall'albero di IFC, di informazioni che abbiamo gestito rispondendo alla matrice informativa del capitolato informativo che ha definito il demanio, e con il questa informazione andrà poi a gestire il facility del suo fabbricato. A questo lavandino abbiamo una scheda tecnica che vedete aperto sulla sinistra e vi dice informazioni su questo lavandino, come se fosse un fascicolo del fabbricato interattivo, e abbiamo anche la scheda di conformità o di montaggio, quelle che volete. Possiamo aggregare schede manutentive o anche ogni altra informazione. Ovviamente questo link è poi multiparametro, perché in questo caso vedete ho evidenziato, vedete quelle sfere blu, tutti i corpi illuminanti hanno le stesse informazioni, quindi hanno una scheda tecnica e una conformità. Se avessi messo in un software, vedremo come facciamo a gestire il facility, le informazioni di manutenzione che dicessero che queste lampe hanno, non so, per esempio 3.000 ore di funzionamento, potrei poi, gestendo il facility, sapere che fra 3.000 ore devo cambiare tutte queste lampade e mettere un budget e fare poi la parte di facility che vi farò vedere dopo. Quindi le informazioni di questi elementi non li ha fatte solo un BIM coordinator, i BIM specialist chiusi negli uffici a selezionare dalle mail e le schede tecniche, le hanno infilate in questi oggetti, ma gli operatori del cantiere, proprio con questo processo digitalizzato approvativo, hanno approvato le schede direttamente che si trovavano in piattaforma che erano state caricate dall'impresa e si trovavano per approvazione nell'elenco di documenti da approvare della DL e di altre figure. Questi elementi, queste informazioni sono poi confluite in tutti gli oggetti. E questo è il progetto realizzato, è questa caserma che ha vinto appunto questo premio, perché è stata un'opera pubblica che è rimasta nei tempi e nei costi. Il demanio dice anche per il processo BIM. Io dico perché soprattutto le persone hanno capito che tramite questo strumento potevano usarlo a loro vantaggio, quindi finirla nei tempi,
non avere riserve, non avere danni economici, come dovrebbe essere la cosa pubblica, dovrebbe sempre finire i tempi nei costi. Passiamo ora a un altro progetto che abbiamo appena iniziato, che è un altro cantiere molto importante. Quello che vedete è il parcheggio multipiano del est dell'aeroporto di Bologna. Abbiamo recentemente vinto questo bando con l'impresa AEC e l'impresa Pichler, che si occupano rispettivamente della parte strutturale d'acciaio, e abbiamo vinto questo bando proprio per la nostra proposta di digitalizzazione completa di tutto il processo. E ora vado a raccontare come l'abbiamo fatto e cosa ha significato digitalizzare un processo di costruzione per la società che gestisce questo aeroporto. Infatti, qua vediamo un po' uno dei documenti che abbiamo consegnato, ci hanno permesso di vincere questo bando con l'impresa, che quindi aveva una forte valenza sull'offerta tecnica. Abbiamo deciso di digitalizzare tutto il processo, che significa digitalizzare la parte progettuale del modello costruttivo PIM, digitalizzare la parte di gestione dei tempi, dei costi e digitalizzare tutti gli apprestamenti della sicurezza, perché abbiamo introdotto una nuova dimensione, la dimensione 8D, che è la dimensione della sicurezza. Infatti, questo gemello digitale che i lavori sono iniziati da pochissime settimane, avrà lo scopo di gestire appunto la sostenibilità, inteso come sostenibilità in modo ampio: la sostenibilità economica del cantiere, la sostenibilità dei tempi, la sostenibilità sociale, quindi gli impatti sulla sicurezza di chi realizzerà questo cantiere, e anche gli impatti dei vari operatori che operano in quest'area. Capite che sul retro di questo edificio passa il treno, il People Movie, che porta alla stazione. Ci sono tantissime interferenze, tantissimi impatti che noi possiamo simulare appunto modellando in un processo informativo ogni elemento che è del cantiere, non solo della costruzione in ogni disciplina, ma anche inserendo quei parametri che ci permettono poi di simulare i vari impatti. E qui abbiamo, per esempio, appunto modellato completamente l'area e quindi simulato il processo costruttivo, quindi lo stiamo anche implementando con tutti gli edifici esistenti che sono stati scansionati, ovviamente non con dei droni visto l'aeroporto, ma abbiamo scansionato le aree dell'aeroporto per poter avere poi un confronto del modello e gli impatti delle gru e di ogni altro elemento che si sarebbe poi sviluppato in questo cantiere. Qua vediamo appunto la modellazione delle aree esterne, i modelli, e infine abbiamo proprio simulato la costruzione, che sarà divisa per fasi. Ogni fase avrà le macchine operatrici modellate, gli impatti che possono avere, e creando una sorta di modello ovviamente tridimensionale anche virtuale, con i quali i preposti alla sicurezza potranno anche, con degli Oculus da 300 euro in cantiere, anche vedere o simulare, avere un approccio diretto in realtà virtuale o anche a video, e vedere evidenziate le aree di pericolo, perché le matrici della sicurezza del PSC saranno trasferite nei cambi di fase, appunto evidenziate con una colorazione per dare delle indicazioni sul modello del rischio. Quindi le matrici di rischio che hanno la probabilità e la gravità dell'evento, a seconda della percentuale, sono evidenziate nel modello. E vediamo appunto qua una simulazione di montaggio. Ovviamente evidenzieremo tutte le recinzioni, tutti i sistemi passivi e attivi per gestire la sicurezza, tutta la parte di impatto, per comunicare meglio rispetto a un librone stampato di un PSC agli operatori, ai preposti, nei cambi di fase, nelle interferenze, a cosa vanno incontro, e dargli anche una visione più comprensibile. Questa fa parte delle caratteristiche di trasparenza del processo BIM, della modellazione virtuale, che ci dà questo vantaggio. Qui vediamo alcune fasi costruttive che stiamo simulando. Ancora il 4D, direttamente in piattaforma gestiremo tutte le tempistiche. Vedete che le tempistiche dei vari lotti saranno sempre visibili, così come ipotizzate dalle VBS fino a 5 livelli all'interno delle informazioni. Ciascun elemento di VBS ci permetterà di gestire la parte delle tempistiche del 4D, quindi questa dimensione, e permettere ai vari operatori di verificare il modello ipotizzato secondo le VBS, e nel modello del censimento, proprio
per il fatto che un operatore in cantiere dirà cosa è costruito, confrontarli e capire qual è lo stato avanzamento dei lavori. E anche il direttore dei lavori aveva uno strumento in più, oltre ad andare sul posto, visibile per poter verificare, ma questo anche per il RUP e per gli altri operatori che, operando all'interno di un edificio così complesso e che ha degli impatti importanti, potranno verificare e avere accesso alla piattaforma. E vediamo un'estensione proprio della parte modellata di ogni elemento, anche la segnaletica orizzontale, le strisce, qualsiasi elemento, le gru, le recinzioni saranno modellate, simulati gli impatti per avere appunto la possibilità di confrontarle con le nuvole di punti e edifici esistenti anche a diverse fasi e dare una valutazione del rischio ulteriore rispetto a chi gestirà la parte di sicurezza. E qui vediamo appunto che le varie fasi possono essere simulate all'interno della piattaforma cliccando sulle varie fasi e quindi avere, questa è la seconda approccio, quindi una rappresentazione tridimensionale e informativa sempre corretta. A ognuno di questi elementi può essere ovviamente anche collegato alla parte di verbali della sicurezza, di PSC, di POS o di quant'altro, può essere utile a chi deve appunto avere una rappresentazione del cantiere. E questo è un altro strumento molto importante che abbiamo implementato, che sono le issue, sono una sorta di informazioni che noi attiviamo, discussioni all'interno dei modelli. Vedete a sinistra nella piattaforma abbiamo questa parte con cui noi coordiniamo il progetto. Cosa significa? In qualsiasi momento possiamo, per esempio, evidenziare questo guardrail che va a collidere con il puntone o il tirante di questo metallico e quindi evidenziare una problematica in cantiere, invitare le figure tramite questa comunicazione che immediatamente vengono interessate, in questo caso può essere l'ADL responsabile di opere metalliche o anche responsabile di sicurezza, che nel momento in cui c'è la piattaforma vede che c'è questa attività di issue, di problematica. Il colore rosso è il coordinamento dell'attività di cantiere, quindi anche relativo al progetto, in colore giallo evidenzieremo la sicurezza. E quindi chiunque verrà in questa issue problematica, ne abbia competenza e responsabilità, viene invitato da questa chat, che immediatamente gli segnala che è coinvolto in questa issue e quindi può interagire e dare una soluzione o fare delle attività. Tutte queste informazioni problematiche rimangono taggate e attaccate alla costruzione, come se noi mettessimo un post-it giallo su ogni problematica che di solito è in cantiere, sul posto, e qui lo mettiamo sul gemello digitale, quindi rimane storicizzata la issue che viene poi catalogata per tipologia o anche per risoluzione. Quindi è un altro modo di comunicare, di applicare, implementare il gemello digitale con importanti informazioni che ci diranno alla fine di queste cantiere quali sono state le problematiche che potranno essere messe a esperienza. L'altro, vedete che poi nel modello, nel momento in cui c'è una issue, si evidenzia in tutti quei puntoni verdi o anche quelle travi hanno una problematica di interferenza col guardrail, quindi significa che chiunque acceda a questo modello vede in piattaforma che c'è attivata una problematica, una issue, la vede nel modello evidenziata. È un'attività, se volete, sembra banale, ma in realtà è un'attività che rimane fortemente legata allo sviluppo di questo cantiere, che alla fine, quando vedremo, arriverà al suo modello AIM, l'Asset Information Model, avrà inserito anche in ogni elemento questa storia delle problematiche che ci sono state, come sono state risolte. Ci sarà anche una storia rispetto a quest'altro tema che è quello della sicurezza, perché come vedete le issue gialle mi stanno evidenziando che in quei due solai c'è un problema di caduta dall'alto e quindi in questa issue è invitato anche il CSE. E chiunque dovrà operare in subappalto di imprese evidenziato che la matrice di rischio che è stata quindi recepita dal POS vi evidenzia una caduta all'alto e quindi dovranno essere poi risolte con una serie, in questo caso per esempio, di parapetti, eccetera, per appunto andare a risolvere. Ovviamente è una cosa in più che rimane legata al modello. Anche qui potrò avere alla fine del cantiere un centinaio, 200, un numero di issue di sicurezza che sono state evidenziate, vedere come sono state risolte e taggare questo modello rispetto alle problematiche di sicurezza che ha avuto. Quindi magari nel cantiere successivo l'impresa ha una memoria
di questi tag, di queste problematiche risolte, quindi che può essere trasmissibile proprio perché questo modello informativo, che è un gemello digitale, ha avuto un'interazione con più operatori e non solo con big specialist che hanno interagito. Interagire con queste issue non significa essere tutti BIM specialist, BIM coordinator, assolutamente no. Se anche non sono un esperto di BIM o non l'ho mai usato, nel momento in cui vengo informato e formato a usare queste issue, questa piattaforma, mi permettono come direttore del lavoro, responsabile o anche come capo commessa o qualsivoglia funzione, di poter essere coinvolto in un processo digitale e fare la mia parte per implementare le informazioni del gemello. Quindi, come vedete, se anche non so niente di BIM, posso fare all'interno di questo perimetro digitale, che in questo caso ci dà una piattaforma CDAT, fare la mia attività professionale o per quale sono responsabile in modo digitale, quindi implementare le informazioni e lasciare uno storico all'interno del modello per migliorare come tecnologia abilitante la costruzione del fabbricato. E qui vediamo un'altra applicazione che ci siamo inventati, molto importante, che è l'approvvigionamento dei materiali. Noi non abbiamo solo un modello costruttivo, ma abbiamo un modello digitale, un digital twin che mi dice queste cose qua. Se io clicco, vedete questi colori sono lo stato dei singoli oggetti. Possono essere i progetti in rosso, sono in progettazione, gli elementi in rosso, gli elementi in arancione sono stati acquistati. Gli elementi gialli sono in produzione, gli elementi verdi sono quelli che sono in montaggio. Quindi in qualsiasi momento io posso interrogare la costruzione, che adesso siamo alle fondazioni, perché abbiamo inserito all'interno del processo, nella produzione di Pickler, in questo caso l'impresa costruttrice, della parte metallica, queste informazioni. Quindi se la parte è progettata, qualcuno dell'ufficio progettazione dovrà cambiare stato gli oggetti, se la parte è acquistata, quindi l'ufficio acquisti che dà l'informazione, dovrà cambiare stato gli oggetti, quindi se è in produzione, in taglio, in saldatura e anche in montaggio. Quindi abbiamo inserito nel CDE anche questo tema qua, operatori esterni che non sanno nulla di BIM, ma che informati in questo processo, possono dirci se questa costruzione è in lo stato, quindi di approvvigionamento dei materiali. Questo ovviamente ci permette anche di usare alcune tecnologie, qua usiamo tantissimi software, che sia Revit, Archicad, Tekla per esempio, che ci permette poi di inserire il codice a barre dei materiali, vedere dove sono, geotaggare le fotografie dei materiali, del cantiere, quindi capire anche dove sono. E questa è un'altra implementazione informatica che abbiamo introdotto proprio dell'approvvigionamento. Passiamo ora alla parte di facility. Come gestiamo il facility una volta creato il modello costruttivo e così pieno di informazioni e una volta che abbiamo inserito tutte le informazioni manutentive, come facciamo a gestire questa parte? E vi faccio vedere un caso, ecco, queste sono un po' le attività per gestire la parte di facility all'interno sempre della piattaforma. Usiamo un modello AIM, quindi un Asset Information Model che è stato creato da tutti gli operatori che interagendo nelle fasi precedenti hanno implementato il modello, quindi con tutte le informazioni di tipo di gestione, quindi i facility, quindi implementiamo il modello PIM con tutte le informazioni e sviluppo del cantiere, creiamo il modello AIM con tutte le informazioni di facility e poi facciamo una correlazione documentale tecnica tipica per la parte manutentiva, quindi delle schede tecniche, dei manuali. Creiamo dei profili di manutenzione programmata con degli allarmi e gestiamo anche ticket manutentivi e monitoraggio tramite sensoristica IoT. Per esempio, questo è un caso che abbiamo portato avanti, stiamo sviluppando per CPL con la Multi-Utility di Concordia, nella piattaforma, questa è una centrale, quello evidenziato in rosso è un bruciatore, possiamo selezionare, abbiamo subito la possibilità nella parte del CDE che riguarda il facility di gestire questa parte della manutenzione, vedere i manuali che sono di solito dispersi all'interno della stanza della centrale termica, qui sono immediatamente visionabili, quindi capire tutti gli item di manutenzione, il manuale, cosa deve fare il manutentore. Quindi un processo che adesso sorvolo, quindi di implementazione del modello e di tutta la pianificazione per creare dei profili manutentivi direttamente collegati con il modello informativo.
E questo ci permette, vedete, questo è un esempio di piattaforma, sempre il bruciatore ha uno status di manutenzione aperta, mentre quello in verde è manutentato, quindi ha tutti i ticket manutentivi approvati e realizzati. Il manutentore con il rosso ha un ticket manutentivo a rottura che è stato evidenziato proprio perché è collegato esso stesso l'oggetto alla piattaforma. E qui vediamo per esempio che non solo possiamo selezionare i modelli interattivi, vedere per esempio rispetto ai tag che CPL nella propria matrice informativa ci ha proposto, quindi vedere per esempio in questo caso linee dell'acqua calda e fredda, per un manutentore può essere un'informazione importante, magari va a toccare o a interagire sul tubo corretto e sa anche quello che devo fare. In più mettiamo un modello del sensore, che sia Siemens, Desigo o altri, un modello collegato alle VPN, una parte informatica che fanno i nostri partner, che ci sono in questa parte, possiamo prendere le informazioni BMS e riportarli con un cruscotto all'interno del nostro piattaforma e capire come si sta comportando alcuni parametri, quindi il nostro gemello digitale diventa un gemello cognitivo in cui io ne percepisco il bioritmo e i comportamenti proprio per questo fatto che collego i sensori e non parlo più di gemello digitale come parallelo con la realtà, ma di gemello digitale cognitivo che è connesso al suo comportamento che i sensori mi danno. Con questi dati di questi sensori posso poi estrarre con foglie Excel, fare manutenzione predittiva oppure gestire quelli che mi interessano, e questa è la parte manutentiva. Ora vado a illustrare, dopo avervi fatto vedere come applichiamo i nostri gemelli digitali con la metodologia BIM, la parte progettuale di design, costruttiva e manutentiva, ovviamente ogni caso ha uno scopo e un uso dei modelli diverso che deve rispondere alle esigenze del cliente, che noi cerchiamo di modellare su misura utilizzando un set di software, un set di hardware, ma soprattutto le competenze diverse delle persone che sono coinvolte, e in questo caso sono tantissime. Se pensate alla informazione, per esempio dell'approvvigionamento, dobbiamo informare l'ufficio acquisti che compra le travi metalliche di interagire sulla piattaforma e dire quali travi sono state acquistate o quali travi sono in progettazione, quali sono in produzione, quali sono in montaggio. Quindi tantissimi operatori insieme riescono a creare questo parallelo con la realtà. Adesso andiamo a vedere un altro tema che abbiamo sviluppato con il cluster della regione Emilia-Romagna di cui noi siamo soci, col tavolo InnovaCen, una serie di partner fra cui ne cito alcuni, la SAP e altri. Abbiamo immaginato un'applicazione diversa. Possiamo fare un digital twin di una città, di un quartiere? Bene, ci siamo interrogati su un tema che il cluster della regione Emilia-Romagna ha portato avanti e a cui non potevamo rispondere solo con le nostre tecnologie, ma con una serie di partner all'interno del cluster che ci ha permesso di mettere insieme diverse tecnologie e approcci per gestire un approccio appunto a una blockchain turistica esperienziale dell'Emilia-Romagna e creare un prototipo. Abbiamo appunto digitalizzato, creato una sorta di digital twin della costa romagnola, un metamodello, lo chiamo metamodello perché in realtà non è un modello BIM vero e proprio, ma è un modello più astratto, tridimensionale, che vedremo, degli 80 km della costa romagnola. Quindi, come vi ho anticipato, abbiamo un modello BIM, quindi un cognitive building, abbiamo una piattaforma e poi abbiamo un sistema blockchain che ci ha permesso con i nostri partner che sono esperti in questo, non certo noi, di connettere questi asset a questa piattaforma esponenziale. Perché? Perché ci siamo immaginati, e questo l'hanno immaginato i nostri partner, di creare un modello di turismo diverso che vada a utilizzare gli asset della costa romagnola fuori stagione e che possa permettere appunto un approccio diverso. Questo come facciamo a farlo con la tecnologia? Lo possiamo fare se tutte le competenze vengono messe a sistema appunto per creare questo modello e tutte le fasi delle blockchain esperienziali e tutti gli stakeholder collaborano. Vediamo, questo è un modello della costa, noi l'abbiamo estratto tramite un processo da Google. Ovviamente è un modello tridimensionale, non è un modello BIM, ma adesso vi faccio vedere come abbiamo poi implementato le informazioni per poter appunto creare un parallelo
metamodello della costa e cominciare ad agire su quegli asset che fanno parte asset turistici. Andiamo a vedere, per esempio, abbiamo creato degli oggetti metamodelli con tutto un property set informativo, quindi degli vari e quindi con una serie di elementi che potevano, tramite il database e il processo BIM, poter mettere a sistema queste informazioni che poi, inserite nella piattaforma, hanno permesso poi il progetto, il prototipo, di connettersi poi a processi di blockchain, quindi di scambio di questa rete disintermediata di beni all'interno, appunto, utilizzando le informazioni. E qui abbiamo creato, per esempio, vedete, la costa in grigio, che questo metamodello ricavato a Google, però disseminato dei nostri operatori, che vedete questi oggetti che non sono altro che gli oggetti che simulano gli oggetti BIM degli operatori turistici, degli asset che vanno anche rigenerati, eccetera, quindi ristoranti, monumenti, luoghi di divertimento, sale giochi, stabilimenti balneari, eccetera. Fatto questo, abbiamo inserito nella piattaforma e creato, proprio come avete visto per gli altri, un vero e proprio gemello digitale. Perché prima non era un gemello digitale? Perché all'interno della piattaforma gli operatori possono interagire, andare a prendere quelle informazioni e creare quella rete, scambiarsi beni per questa esperienza turistico-esperienziale che poi con la blockchain viene poi riproposta attraverso una serie di applicazioni, eccetera. Questa non è la nostra tecnologia, ma dei nostri partner. E qui quindi abbiamo creato, appunto, immaginato una comunità turistica disintermediata, perché la blockchain è una comunità chiusa, quindi disintermediata, non c'è un operatore terzo che si scambia dei beni, che è fatta di una comunità di clienti, una comunità di operatori turistici, di servizi territoriali, di attrattori turistici, eccetera. E quindi creato proprio questi asset che di chi partecipa a questa ipotizzando, per esempio, una città di Rimini che il 10% partecipa, ha creato questo prototipo e connesso, appunto, con un sistema di blockchain che va a prendere quelle informazioni. Questo ha permesso, appunto, perché si può creare? Proprio perché esiste una community, e questo è un racconto di una vacanza esperienziale di Jasmine, che abbiamo ipotizzato che tramite un'app di turismo esperienziale si seleziona la sua vacanza fuori stagione, si connette. Vuole fare una vacanza in Italia, sulla costa romagnola fuori stagione, vede quest'app che è collegata a una blockchain, adora i boutique hotel, sono interessati ai monumenti storici, si muovono con le bici elettriche, quindi anche gli operatori e i fornitori di bici elettriche o mobilità possono avere un proprio asset digitalizzato che si inserisce nello scambio di beni, hanno, per esempio, la cucina vegana o altro, e quindi creano tramite l'app un'esperienza turistica che in realtà è collegata con gli asset, le cui informazioni le abbiamo digitalizzate inserendo questi metaoggetti con le informazioni e la blockchain che ne connette lo scambio dei beni. E quindi tutti gli asset, vedete, gli asset, per esempio, di mobilità, Ferrovie dello Stato, gli hotel, i ristoranti, stabilimenti balneari o anche i monumenti, possono, la mobilità elettrica, possono interagire con la blockchain, scambiarsi dei beni e creare, appunto, uno scambio di token, e addirittura possiamo mettere a terra il valore dei comportamenti, come per esempio la segnalazione a parte di un hotel, di ristoranti e altri della rete, per esempio anche un supermercato che vuole aderire a questa rete per il fatto che ha possibilità di accedere a un'ulteriore capacità di turisti che vengono fuori stagione proprio creati da questa possibilità, può entrare con dei buoni sconti e creare un valore di sconto e quindi mettere a terra questo token e distribuirlo alla comunità. E abbiamo, appunto, immaginato questa comunità territoriale dei quali noi abbiamo fatto solo la parte B. Quindi una smart community turistica, quindi se non c'è una smart community, non c'è una comunità, non può esistere, appunto, una blockchain, neanche una comunità, una tecnologia abilitante, una catena digitale del valore che è stata creata, appunto, e messa a sistema, e una comunità che si riconosca nel valore del territorio, perché questo progetto lascia una buona parte al territorio che deve, appunto, tramite la creazione di queste nuove entrate, interagire con i servizi territoriali, quindi aumentare il valore della proposta. Non è altro che questa immagine di persone che crea una catena digitale, una digital value chain, una catena di persone che con tecnologie abilitanti si scambiano dei beni digitali e quindi non sono altro che la rappresentazione di una comunità. E questo è stato un po'
quello che abbiamo ipotizzato e stiamo portando avanti col cluster. Adesso mi riconnetto, che sono disponibile per eventuali domande o interesse. Ovviamente è stata una scorsa molto veloce, ma ho voluto darvi, sono tutti casi applicativi, alcuni prototipi, alcuni realizzati e finiti, ma tutte applicazioni che ci dicono che si può fare, ecco, si può fare, ognuno col suo modo, col suo metodo, e ognuno con le competenze, gli strumenti che riesce a trovare. Se ci sono delle domande, sono disponibili. Una molto pratica, l'utente non ha capito il nome dell'applicativo BCF per il coordinamento condiviso sui modelli, se lo può ripetere. Sì. Non è un applicativo, è uno standard, il BCF, il Big Collaboration Format, è il modo con cui le interferenze vengono scambiate fra i vari professionisti che concorrono alla creazione del modello aggregato. Se prendiamo per esempio un software famoso Solibri, con questo, anche lui utilizza questo Bing Collaboration Format, crea un file zippato con cui il responsabile disciplina Solibri con l'operatore, il Bing Coordinator, trova tutte le interferenze e manda questo report in questo formato. Per esempio, se c'è un errore nella moderazione degli impianti, è il responsabile disciplina che deve risolvere l'errore tramite questo formato. Uno scambio di dati tramite uno standard che prevede l'Open BIM e che quindi, se vedete nelle varie presentazioni, è quel simbolo che è fatto con le tre anelle tonde. Quindi quando vedete BCF è un linguaggio comune di scambio di dati che ci permette di verificare le interferenze. Quindi chi riceve questo BCF ci clicca sopra, gli si apre il suo modello e gli si apre una scritta delle indicazioni su cosa deve sistemare. Ecco. Un utente ci chiede in che modo è possibile, nella fase di progettazione esecutiva, predisporre un modello informativo per le dimensioni 7D e 8D. E chiede anche, ha senso parlarne durante la progettazione ante cantiere? Diciamo, se parlo di modello esecutivo, sto parlando del progetto, diciamo che che ha una parte informativa che riguarda appunto la parte di creazione delle tavole esecutive, dei computi. Ovviamente sulla sostenibilità sì, perché posso mettere informazioni sui materiali riguardo per esempio ai CAM o ai protocolli LEED, quindi posso inserire informazioni sui materiali, sulla sostenibilità ambientale. Di solito non simuliamo mai il cantiere prima, ecco, ovviamente ce lo immaginiamo. Per architetture standard, fare la modellazione della dimensione 8D della sicurezza. Nella parte esecutiva sto realizzando il POS, mentre nella parte definitiva ho le prime indicazioni della sicurezza, nella parte esecutiva sto già preparando un piano operativo della sicurezza. Ovviamente questo librone alto così di indicazioni di matrici astratte potrebbe nel modello, se vogliamo almeno modellare la gru e alcune fasi, e dare alcune indicazioni, soprattutto dove le matrici danno un pericolo maggiore, parlo di caduta dall'alto, ovviamente. È chiaro che difficilmente viene modellato in una fase esecutiva, molto di più nella fase di cantiere costruttiva, dove sono lì con le imprese, quindi devo risolvere problemi di cantiere o dei preposti, che magari sono dei subappalti, devo andare in alto, dico, hai capito il POS? Guardati questo 3D, guarda bene, c'è il colore rosso, insomma, cerco di fare di tutto e di più perché le persone che operano abbiano una visione della pericolosità, della sicurezza anche tridimensionale. Ovviamente in fase esecutiva difficilmente la facciamo solo nella fase costruttiva. Ci chiedono anche per quale software o piattaforma avete utilizzato per i modelli 4D. Allora, utilizziamo diverse piattaforme. Abbiamo utilizzato Synchro, è una piattaforma, è un software molto avanzato, americano, della Bentley, molto costoso, che costa 7.000 euro all'anno, ma nella versione Pro anche il doppio, quindi piuttosto costoso, altrimenti se i parametri di VBS sono correttamente inseriti nel modello, ci sono piattaforme come TrueSpace che già ti danno una visualizzazione 4D semplificata, perché non tutti possono spendere i soldi di Synchro e quindi Synchro è una soluzione molto avanzata, ma ci sono piattaforme, o altrimenti con Navisworks, per esempio, si fanno dei sistemi di settaggio VBS che posso simulare il 4D, o anche con altri strumenti, per esempio anche il sistema di computazione di CPM Vision,
a un sistema di 4D. Quindi ci sono varie soluzioni. Tutto parte se metto il corretto property set informativo alle VBS negli oggetti, ed è questa la base. Se non c'è l'informazione è solo un 3D, questa è la differenza. Se ho l'informazione delle VBS posso gestire vari aspetti. Dai 4D, dai tempi e costi al facility management, che strumenti avete utilizzato per il facility? Per il facility abbiamo, per esempio, in quel caso ho usato questa piattaforma TrueSpace, che è una piattaforma di facility. Ce ne sono poche, perché i protocolli BIM, diciamo più, diciamo, i primi che sono usciti, perché noi ce lo siamo inventati questo processo col terremoto del 2012, sono passati 11 anni e sono usciti strumenti nuovi. Allora c'era il protocollo COBIE, in cui dal modello potevi estrarre dei fogli Excel di informazioni sulle stanze, ma non era un facility. La piattaforma TrueSpace ci permette di inserire cose in più. Posso collegare informazioni sulla manutenzione, manuali manutentivi e altro, ma questo lo posso fare anche con BIM 360, per esempio, no? Quello di Autodesk. Quello più sofisticato è creare i ticket, cioè avere un software che mi allarma nel modello, mi fa vedere una lampada rossa che mi dice attenzione, devi manutentare questa cosa. Qui ci vogliono dei software più dedicati, sono veramente pochi in questo momento. Anche il software francese che dice di lavorare in BIM, che adesso mi sfugge il nome, ci sono vari software di FM che dicono che adesso lavorano in BIM, ma in realtà il facility è la gestione delle informazioni del modello AIM, e fin qua ce la facciamo con diversi software, avere dei libretti di manutenzione e dei documenti collegati agli oggetti. Quello che è difficile è creare connessione IoT e ticket manutentivi. Qua sono veramente pochi software, c'è da fare molta molta ricerca. Mi chiedono se in TrueSpace ticket IoT e ONM sono integrati. Sono integrati a tre livelli, sono integrati ovviamente a certi costi, perché le quattro fasi sono un software e una piattaforma che stiamo sviluppando con questo nostro partner, che 4Days ha anche questa parte qua. Ha recentemente vinto il BIM Awards con il caso dell'aeroporto di Trieste, se l'avete visto, era fatto con TrueSpace, dove il modello BIM di questo magazzino storico aveva questa caratteristica di essere un magazzino del caffè. Il caffè ha dei problemi di umidità, eccetera, quindi hanno messo a sistema tutta la sensoristica. Cioè, quello che voglio dirvi è, dipende cosa uno deve fare, no? Probabilmente se per quell'asset gestire l'umidità è la cosa più importante, se no il caffè dei problemi, probabilmente avrà una sensoristica spinta su quel tema e non su altri, quindi è un po' da fare su misura. Però sì, TrueSpace ce l'ha, c'è proprio questa parte di manutentiva. Perfetto, non ho altre domande, siamo nei tempi, mancano 2 minuti alle 6, per cui abbiamo occupato perfettamente il nostro tempo. Non so se l'ha dato all'inizio, se architetto, se vuol dare magari un altro riferimento di BIMO per qualcuno che volesse chiedere. Sì, c'è il sito, che è www.bimopin.it, o c'è la mia email, che è f.rebecchi@bimopin.it. potete scrivermi per informazioni. È un'attività che facciamo, insomma. Facciamo anche formazione varie PA, insomma, stiamo cercando di accompagnare tutti in questa transizione, che non deve essere un ostacolo, ma dovrebbe creare dei vantaggi. Ovviamente tutto può sembrare difficile, ma come in tutte le cose, se dobbiamo scalare questa montagna, cominciamo a piantare dei chiodi e saliamo questa montagna del digitale, perché per forza dobbiamo farlo. Quindi noi aiutiamo, certo, a far questo, a piantare i chiodi, ecco, a fare la cordata. Assovim è qui anche per questo. Esatto. Ringrazio. Le estendo i complimenti che alcuni utenti le fanno. La ringrazio ancora. Salutiamo quindi l'architetto Franco Rebecchi di BIMO Open Innovation, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per i prossimi talks di Assovim. Buona serata a tutti. Saluti a tutti.